consiglio comunale il debutto di Roberto Rossi per il Movimento 5 Stelle, ha preso il posto di Daniele Falzetti e quindi siede accanto a Lucio Bianchi. Che impressione l'ha fatto sedere per la prima volta in questo consiglio comunale? Ma diciamo l'impatto è stato una forte emozione, perché per un cittadino comune entrare direttamente nelle istituzioni e essere subito al centro dell'attenzione un po' è un carico emotivo insomma forte. Chi è Roberto Rossi? Allora, Roberto Rossi, diciamo che come impegno civico nasce col Comitato Val di Chiana, quando nel 2003 si era prospettato di cambiare connotati alla vallata inserendoci un aeroporto internazionale. Da lì poi è nato tutto un percorso che ha fatto sì insomma, che si conoscesse, venisse a conoscenza anche di problemi ambientali legati agli inceneritori o altri insediamenti che si volevano fare nella valle, come ultimamente anche la centrale biomassa Castiglion Fiorentino. Insomma, è stato un impegno di tanti anni che quando uno entra in contatto poi con questo mondo di cittadini che si attivano per risolvere i problemi, per interessarsi proprio del proprio territorio, della propria vita, anche perché poi il territorio uno ci deve anche vivere, viene poi coinvolto a pieno a 360 gradi, quindi poi ti ritrovi anche a fare il consigliere comunale e aderire al Movimento 5 Stelle. Insomma, il Movimento 5 Stelle per me è stato una continuazione naturale di quello che si faceva con i comitati, dell'impegno che uno prende per la propria comunità. Insomma. Ecco, insomma, Devi, la tua entrata in politica quasi all'ingegner Luigi Lucherini, che ha due banchi più accanto a te in questo consiglio comunale. Esatto, infatti l'ho ricordato questa mattina facendo un po' infuriare tutto il consiglio comunale. Diciamo un ingresso un po' caldo. Sì, perché mi ricordavo infatti quando per la prima volta, che non sapevo neanche dov'era il consiglio comunale, cioè si fece una protesta proprio per durante l'approvazione del piano strutturale. Si arrivò con i trattori fino a sotto il comune, io diciamo, ho parcheggiato la prima volta un Landini sotto il consiglio comunale e sono entrato per la prima volta dentro a vedere chi mi rappresentava. E la sera stessa, quando fu approvato il piano strutturale, mi fu rivolta, e questo l'ho detto che non mi ricordo esattamente chi era la persona, però penso era un amministratore della giunta stessa, che le nostre proteste la prossima volta bisognava andare a casa nostra. Io pensavo invece che il Consiglio Comunale fosse la casa di tutti i cittadini. Allora, io rappresento, cioè il Movimento 5 Stelle vuole rappresentare tutti i cittadini che in prima persona proprio prendono coscienza dei problemi o delle proposte di qualsiasi cosa per migliorare la comunità in cui vivono. Quindi il Movimento 5 Stelle accoglie qualsiasi proposta che venga da questi ambienti e le porta direttamente in Consiglio Comunale o appunto alla conoscenza della città. Il Movimento 5 Stelle è fatto anche di partecipazione, quindi noi gradiremo anche che chi si impegna in questo senso poi venga direttamente a fare il passo successivo, che è quello di mettere appunto la sua presenza dove può contare, dove si vota, in poche parole. Questa mattina è iniziato con due interrogazioni che riguardano nuove acque, insomma, la macchina che non si sa che problemi ha avuto quando doveva accompagnare l'assessore Romizzi a votare per il presidente di AIT, e l'altra. Perché poi si parla sempre che le istituzioni sono vicine ai cittadini, sono tutte coerenti con gli obiettivi di ridurre le tariffe, però quando c'è da decidere una cosa importante come era la presidenza dell'autorità idrica toscana, che doveva aspettare praticamente al sindaco di Livorno, che è un 5 Stelle, quindi sappiamo noi la linea sull'acqua come viene, insomma, cosa pensiamo per la gestione dell'acqua. Invece non si è presentato all'assemblea e ha imputato la colpa a un guasto della macchina. Noi abbiamo trovato i documenti protocollati viene messo per iscritto che le macchine di servizio date alla giunta comunale praticamente non hanno avuto nessun guasto. E quindi aspettiamo la giustificazione a questo punto dell'assessore e insomma
Per me essere stati assenti a quella giornata ha voluto dire, è stata una grossa perdita per tutta la comunità aretina, ecco. Non solo per l'assenza proprio ingiustificata vedremo come giustificherà poi l'assessore. Anche perché il Comune aveva annunciato comunque il voto a favore, sì, di quella presidenza. Esattamente, l'assessore Romizzi era stato incaricato proprio dal Comune per andare a votare a sostegno del sindaco di Livorno.